siamo qui con uno degli operatori di Piazza 24 Maggio delle casette di legno. Ieri al Pince c'è stata una riunione con alcuni delegati, tipo i commercianti e con l'assessore Dimitri Vitali. Quali argomenti avete toccato? Che tematiche avete affrontato? Il problema principale era quello dell'allaccio della luce, cosa che noi già avevamo chiesto 5 anni fa al momento dello spostamento delle casette, se potevamo avere un'utenza ognuno personale per le proprie esigenze e via dicendo. A quei tempi ci fu negato, dicendo che non avevamo un mercato stato, era una cosa provvisoria e lei non sapeva come allacciare e neanche il comune. E siamo rimasti con un filo che il comune ha messo a sua disposizione, che pagava lui, e tutti quanti allacciati sullo stesso filo. Ieri ci hanno chiamato per questa riunione urgente, che ci hanno dato un ultimatum. Entro novembre noi abbiamo attaccato per forza la luce, abbiamo staccato la corrente di sana pianta, senza il perché e il per come. A noi, da una parte, ce lo dia perché, sai, gli ultimatum e le cose danno un po' fastidio a uno che sta lavorando. Però, da parte, eravamo contenti, che è una cosa che avevamo sempre richiesto, ben volentieri, per carità. E ci hanno riproposto se eravamo ancora intenzionati a ritornare al nostro posto, e noi abbiamo detto di sì, sempre nelle dovute maniere, come eravamo prima, nei stessi posti eravamo prima, con le stesse metrature, con gli stessi box, e tutto tornato alla normalità come era una volta. Tra l'altro si tratta di box che molti di voi hanno già Sì, la maggior pagato. parte di noi ha comprato quei box, cioè qui c'è gente che ha speso fino a 100.000 euro per comprare dei box, e apposta noi siamo rimasti qui, ma non è perché siamo rimasti qui, ecco, torniamo al discorso di rimanere qui le casette, per far capire meglio anche la popolazione. Non è che siamo rimasti qui per nostra convenienza, noi ci hanno abbandonato qui, capiamo bene. Perché noi, quando il mercato è tornato giù, in pompa magna, tutto quanto nuovo, non c'era posto per noi, perché le belle arti, avendo bloccato l'iter della fabbricazione dei box intorno al pesce, e non avevamo più casa. E come che ha fatto? Cioè noi c'avevamo queste quattro casette, mettete qua per il momento, intanto provvediamo. Per provvediamo ormai è diventato 6 anni, ma i primi 3 anni abbiamo passato un po' di guai, non si vendeva niente. E non mi pare che gli altri operatori importava tanto, noi non vendevamo giù, andavano bene le cose, tutti quanti tranquilli, tutto quanto si campava bene. Dopo 3 anni ci siamo dati un po' da fa, abbiamo sollevato un pochettino il mercato questo qui, l'abbiamo fatto più fruibile, più vivibile. Bene o male adesso ci arrangiamo, giù va un pochettino peggio la faccenda. E allora hanno cominciato a romperci le scatole i nostri operatori, i nostri amici, chiamiamoli amici, pseudo amici che abbiamo giù di sotto, dicendo che noi qui abbiamo tutta quanta la convenienza di stare qui, noi non paghiamo le bollette, noi facciamo concorrenza sleale, non ho capito come. E sono andate queste ticcherie tra noi e loro, e il comune deve intervenire per forza, dando questo ultimatum, dando queste cose. Ma sono cose vecchie, noi vogliamo tornare giù. Non si dimentica, noi siamo quelli abbandonati su, non quelli che siamo voluti rimanere qui. Ripeto la faccenda. Ben venga a ritornare al nostro posto, con il nostro box è pagato, tranquillo. Non aspettiamo notizie.